vittoria importantissima, inutile dirlo, vittoria importantissima, alza pure la musica un po', non preoccuparti. Ma calma, 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 che non abbiamo ancora fatto niente. Certo, abbiamo staccato il Como di 4 punti, il Catanzaro di 8 che ha perso con la Reggiana e siamo in attesa del Venezia, ma ottima vittoria. Era un'occasione assolutamente da sfruttare perché il Como rimane in 10 praticamente per 80 minuti grazie all'espulsione del suo uomo migliore, l'ex Strefezza. Da quel momento lì praticamente il Como non ha praticamente attaccato, la Cremo ha avuto una predominanza territoriale senza però affondare il colpo, forse un po' troppo lenta nelle ripartenze. È arrivato il gol a scadere il primo tempo con coda, rigore su rigore, e va bene così. Nel secondo tempo il Como è uscito un po' di più, la Cremonese in quel momento secondo me doveva spingere un pelino di più per cercare il 2-0, invece purtroppo subito gol, un gol che secondo me vede gran parte della colpa attribuita a Ljungdahl. Vázquez perché ha perso palla, e poi Ljungdahl che ha preso appunto il gol sul suo palo. Ljungdahl nemmeno troppo sicuro nelle uscite. Dopodiché la Cremo ha provato a buttarsi in avanti, ha rischiato di segnare il 2-1 con Sernicola, ciccando clamorosamente un pallone davanti alla porta con Semper in terra. Finalmente è arrivato il gol del 2-1 di Luca Zanimacchi allo scadere, un bellissimo gol. E va bene così ragazzi, va bene così, siamo forti, la Cremonese è più forte del Como e oggi si è visto. Avrei fatto qualche cambio prima, però ripeto, come detto negli altri video, ragazzi, finché si vince va bene, i risultati stanno dando ragione a Stroppa, più di 2 punti di media partita e va benissimo così. Gian, 10 secondi, cosa puoi dire? Ma dico, sono tutto sommato d'accordo con te, Cremonese che comunque ha avuto una... Ha preso predominio territoriale, soprattutto anche complice l'espulsione di Strefezza che ha inciso tanto, soprattutto nell'apporto offensivo del Como. Loro praticamente per il resto non si sono visti a parte il gol di Dacuña. Noi bravi tutto sommato a spingere. Un consiglio alle nostre mezzali, tirate di più, per favore. Perfetto, detto questo, si gode ragazzi, si gode sempre più. Secondi, un bel like, un commento e un'iscrizione al canale.